bullismo e cyberbullismo. Consiste nella presentazione di progetti che possono essere appunto presentati dagli istituti scolastici e dalle ATS in partenariato con almeno altri due soggetti, tra cui appunto quelli aderenti al sistema sociosanitario, le università, gli enti del terzo settore. Quindi ovviamente ci sarà un partenariato tra tutti questi soggetti che hanno la possibilità di presentare dei progetti che vanno nella direzione di contrastare e di prevenire il fenomeno, ma non soltanto, anche di recuperare, se così possiamo dire, chi ha perpetrato quell'atto, quindi il bullo sostanzialmente. E la novità, diciamo, di quest'anno è quella di cercare di coinvolgere anche le famiglie. Noi lo scorso 21 maggio abbiamo approvato una delibera in giunta che riguarda la questione dell'hackathon regionale e riguarda il rispetto in rete, quali le soluzioni e la parola degli studenti. Il problema è come prevenirlo. Noi riteniamo, con l'hackathon, dando 6 puntuali riferimenti, di dare delle soluzioni per cercare di uscire da questa piaga che è il bullismo. Guardiamo la nostra scuola magari con un po' più di ottimismo, cerchiamo di intervenire per evitare fenomeni come quelli che sono stati contrastati con le delibere di oggi, ma la nostra scuola, nonostante tutto, è molto positiva, è molto buona nel rispetto del resto del mondo, è sicuramente una di quelle che forma meglio e di più. Cerchiamo di essere vicini, cerchiamo di dare una mano, magari cerchiamo di avere anche il coraggio di cambiarla un po', di svecchiarla un po', di adeguarci a quelle che sono le realtà di buona parte del mondo.